Ovidio, nell'ottavo libro delle Metamorfosi, ci racconta il mito di Filemone e Baucis, che è un mito ancora una volta legato al tema dell'amore. Si narra che un giorno Zeus ed Hermes, scesi dall'Olimpo per una delle loro solite puntate nel mondo degli uomini sotto mentite spoglie, erano scesi nella zona della Frigia e cercavano ospitalità, volevano capire quali erano gli uomini di questa regione e così via. Ma come si suol dire, tutti si comportarono in modo sgradevole, non seguirono la regola aurea dell'antichità, cioè della santità e della sacralità dell'ospite. Nessuno vuole dare loro ospitalità. Gli unici che invece gli danno ospitalità sono due vecchietti, una coppia, marito e moglie, Filemone e Baucis. Ed era una casa poverissima, una capanna, no? Questi due vecchi vivevano d'amore e d'accordo, pur in una povertà veramente pesante. Solo il loro amore, l'armonia del loro rapporto, alleggeriva la pesantezza della loro miseria, come dice Ovidio. Loro offrono tutto quello che hanno, pochissimo. Poche cose che avevano nell'orto, no? Un po' di latte, un po' di radicchio. Quando però versano quel poco di vino che hanno da offrire agli ospiti, si accorgono che il vino non finisce mai, no? Come le nozze di Cana, no? La moltiplicazione del vino. E quindi si rendono conto che questi ospiti sono particolari, no? Sono degli dèi, quindi gli dèi a un certo punto sono riconoscenti di questo trattamento e si palesano a Filemone Baucis dicendo: bene, sì, noi adesso puliremo questa zona, scateneremo la nostra ira, no? Faremo scendere un diluvio che caccerà sotto tutto questo villaggio che non ha assolutamente voluto riconoscere la sacralità dell'ospitalità. Pagheranno caro questa offesa che ci hanno fatto, ma a voi invece vogliamo dare un dono. Chiedeteci quello che volete e noi ve lo daremo. Loro gli chiesero di poter essere i sacerdoti del tempio di Zeus che sarebbe sorto al posto della loro capanna e la benedizione di poter morire insieme. Quando fosse giunto il loro momento, volevano morire nello stesso momento, insieme. Gli dèi ovviamente accordano i doni. La capanna si trasforma in un tempio dedicato a Zeus, loro vivranno a lungo ancora come sacerdoti di questo tempio e quando viene il momento, Zeus fa di più che farli morire insieme. Li trasforma nel momento della morte in due piante, in un tiglio e una quercia, che però hanno le radici e i tronchi legati insieme, quindi continueranno a vivere trasformati in piante ancora molto a lungo. E questa pianta sarà proprio di fronte al tempio di Zeus. Come vedete, al di là delle similitudini con miti altri, no? La moltiplicazione del vino, le nozze di Cana, no? E il diluvio, che già ovviamente era presente nella tradizione biblica e prima ancora nell'epopea di Atrazis, un'epopea mesopotamica, no? Questa idea degli dèi che mandano diluvio per punire gli uomini che non si sono comportati in modo adeguato. Però qui il tema è il tema dell'amore eterno.
dell'idea che un vero amore sia talmente forte da volere non sopravvivere alla fine di uno dei due. Visto che con la morte di uno dei due finisce anche l'amore, allora anche l'altro vuole morire, no? La loro vita e l'amore sono corrispettivi, no? Sono uno lo specchio dell'altro. Quindi qui c'è già la radice di quello che poi nel matrimonio cristiano si recita, no? Fino a morte, finché morte non vi separi, no? Questo un tempo era la formula che si recitava nei matrimoni. Questa idea è un'idea che ovviamente da un punto di vista romantico è molto affascinante, da un punto di vista, diciamo, dell'equilibrio psicologico, spirituale ed esistenziale, non so quanto sia in realtà funzionale. Cioè, da un punto di vista romantico è molto bella questa idea, e ogni tanto si sente, tra parentesi, anche dalla cronaca. Due coniugi anziani, quando muore uno, l'altro dopo pochi giorni muore a sua volta, o addirittura c'è stato il caso di questo ex primo ministro olandese che qualche tempo fa ha deciso, insieme alla moglie, ormai plurinovantenni, gravemente ammalati tutti e due, di affrontare l'eutanasia insieme, no? Quindi di porre fine ai loro giorni tenendosi per mano, no? Insieme. Cose che sicuramente colpiscono il nostro immaginario, ci inteneriscono molto, ci smuovono un certo tipo di sentimentalismo, però mi lascia un attimo perplesso. Francamente non ho una risposta definitiva su questo mito e sul messaggio che veicolo. Ho dei dubbi che voglio condividere con voi. Certo, se un rapporto è creativo, costruttivo, viene rinnovato in continuazione, no? Viene fatto risorgere in continuazione a fronte delle varie prove e difficoltà che la vita offre. Sicuramente è un rapporto che può durare molto a lungo, finché morte non ci separi. Ma è necessario che con la fine, con la morte dell'uno, e quindi con la fine dell'amore, della relazione, debba subentrare anche la morte dell'altro. Su questo, francamente, ho qualche dubbio. Questo tipo di relazione che ci viene raccontata dal mito è una relazione fortemente simbiotica, in cui le due individualità hanno finito per fondersi e per esaurire la propria specificità. Pino e Bauci sono quasi un'entità unica, tant'è che poi vengono trasformati non per niente in un unico albero. Non sono due entità separate, lo sono minimamente. Questo è sano da un punto di vista psicologico, possiamo dire onestamente di no. Nel senso che il processo di evoluzione psicologica è un processo di individuazione, è un processo che deve portarci a diventare degli individui. Poi due individui si incontrano, insieme creano qualcosa, ma rimangono pur sempre individui. Il Buddha ci dice che la causa della sofferenza è l'attaccamento, e quindi un rapporto di questo genere sicuramente ha in sé una grossissima dose di attaccamento, e quindi in ottica buddista sarebbe un rapporto non sano, non equilibrato,
che inevitabilmente non può che portare sofferenza e non ad una realizzazione. La nostra visione del mondo romantica, no, invece tenderebbe a dire: ah, beh, no, questa è veramente la realizzazione, no? È l'androgino che viene creato, l'uomo e la donna che si fondono insieme diventando un qualcosa di altro che va oltre la propria individualità, oltre le proprie specificità. Quindi sono le famose due metà della mela, no? Che formano la mela intera. Ci sono tutti questi due aspetti. È pur vero che la tensione verso l'immagine ermafroditica, no? Che aveva anche sviluppato Platone, no? Quindi quest'idea del maschile e del femminile che si uniscono per dare origine a qualcosa di più completo ancora, no? È estremamente affascinante, però è anche estremamente rischioso, perché riuscire a creare una unità fra due diversità senza scadere nella simbiosi e nell'annullamento l'uno dell'altro, è un percorso che forse è possibile in rari e meravigliosi casi, nella stragrande maggioranza delle situazioni è pressoché impossibile. Riuscire a trovare questo equilibrio in cui io sono io e tu sei tu, e nello stesso tempo siamo radicalmente uniti e armonizzati, e beh, è un punto di arrivo altissimo, che richiede una saggezza, una presenza mentale, una consapevolezza raffinatissima, che forse molti di noi non avranno mai. Perché, ad appunto, è questo gioco di equilibrio completo fra unità, fusione e individualità. Possiamo essere fusi senza perdere la nostra individualità. Forse l'idea di questo mito è questa, cioè di indirizzarci verso un tipo di relazione alchemica, potremmo dire, no? Tra il maschile e il femminile, l'yin e lo yang, che si fondono insieme pur rimanendo se stessi. Se potremmo prenderlo come un'indicazione verso questo tipo di realizzazione della relazione, e non tanto verso l'idea, diciamo, più romantica e più scontata dell'amore sconsolato che non può resistere alla fine e all'abbandono dell'altro, no? Quindi se non ci siamo tutti e due, meglio che nessuno di due ci sia. Che peraltro è la stessa logica che porta spesso, purtroppo, ai femminicidi, eccetera. Se non puoi essere mia, non sei di nessuno, perché, no? O ci siamo noi due o non c'è nessuno, no? Quindi ti uccido e magari mi uccido, no? Come le cronache ogni tanto ci raccontano, tristemente. Per cui forse è meglio non soffermarci su questo aspetto, che è quello che viene più spontaneo proprio per il nostro retaggio romantico, e invece soffermarci sull'aspetto proprio di creazione dell'androgino, no? Della fusione di Yin e Yang, no? Per usare l'immagine cinese, no? Quindi le due polarità che trovano un perfetto equilibrio, no? In questa unione, che però non le snatura, per cui Filemone, Filemone, Bauci e Bauci, e insieme però danno vita a qualcosa di nuovo. Non per niente, infatti, l'immagine finale non è un unico albero, sono due alberi differenti, no? Filemone diventa la quercia, Bauci diventa il tiglio, però con le radici intrecciate e i tronchi appaiati. Cioè, quindi unità nella diversità. Ecco, questa probabilmente è l'immagine che io vedo e trovo assolutamente costruttiva in questo mito, no? E non invece la lettura più superficiale che
spesso se ne fa, giusto appunto quella più romantica. No, qui è un'indicazione verso, secondo me, verso un tipo di superamento delle divisioni maschile e femminile, yin yang, no? E così via, per creare qualcosa, un tipo di relazione che sia una unità nella diversità, o se vogliamo, che dove si mantiene la diversità nell'unità. Questo è un punto molto importante che peraltro le tradizioni orientali ci hanno indicato con varie immagini, quella dello Yang è quella sicuramente la più famosa, quella dello Yabyum tantrico, delle divinità tantriche, del buddismo tibetano, dello shivaismo tantrico anche, così, no? Questa unione, no? Che pur mantenendo la diversità dei due principi, no? Crea un'unità nuova che dà vita al cosmo. Ecco. Quindi mi piace più vederla come, diciamo, un mito latino che ha un'affinità, magari con un certo tipo di sensibilità orientale, più che non invece con la sensibilità romantica che abbiamo sviluppato nella nostra cultura.